Io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Marco, capitolo 9, versi 23 e 24. Incredulità. Gesù e i discepoli tornano a valle e trovano una situazione critica da risolvere, un caso di malattia. Scopriamo poi che Gesù era venuto per una ben più grave malattia, che si chiama incredulità, per sanare le nostre esistenze e portare salute. Gesù si rivolge ai presenti e mediante la parola si rivolge al Padre e sottolinea la più grave malattia del secolo. La sua parola produce quella fede operante che sana il piccolo fanciullo e conferma il risultato del suo intervento, estendendo una testimonianza di salvezza nel suo nome a quanti avevano assistito. Ci conceda, Dio, di essere liberati dall'incredulità, dal peccato che ci separa dalla verità e di poter essere diretti protagonisti delle meraviglie che Egli desidera compiere in noi. Attraverso una semplice ma risoluta preghiera possiamo gustare una nuova vita ricca di pace e di gioia, con la certezza di una vita eterna che dimora costantemente nella nostra vita. Sicuramente non saremo immuni dalle svariate prove della vita, ma colui che può ogni cosa veglia su di noi e nel momento opportuno interverrà. Fidiamoci.